Buongiorno bambini, buongiorno famiglie, buon anno! La domenica dopo l'Epifania, cioè quando Gesù si è manifestato, quando sono arrivati i re magi a portargli i doni, è quella dedicata al battesimo di Gesù. E quindi diamo subito la nostra linea allo studio. Sì, buongiorno a tutti! Pronti per andare a vedere quello che sta succedendo? Sulle rive del fiume Giordano, il fiume dove viene battezzato Gesù. La linea quindi al fiume Giordano. Eccoci al fiume Giordano. Ritroviamo un protagonista che abbiamo già incontrato altre volte. Giovanni Battista sta battezzando Gesù, che vediamo immerso nelle acque di questo fiume. Ci sono tante persone che stanno assistendo a questa scena e che forse non riescono a capire, ma come? Gesù era quello che aspettavamo, il Salvatore, e lui si fa battezzare. Ma il battesimo non è per liberarci dai peccati. Ma allora perché viene battezzato Gesù? Quando Gesù esce dall'acqua, il Vangelo ci dice che una colomba scese dal cielo. E questa colomba portò lo Spirito Santo su Gesù, è segno dello Spirito Santo su Gesù. E si sente una voce dal cielo: questo è il mio figlio prediletto, l'amato, ascoltatelo. Ma da che viene questa voce dal cielo? Viene dal Padre, lui che è in alto, il Padre nostro. Dio, lui che dal cielo dice che dobbiamo ascoltare Gesù, perché è lui che ci insegna tante cose, è lui che ci insegna a essere veramente cristiani felici, a essere contenti di tutto quello che abbiamo e dei doni che ogni giorno riceviamo, che spesso non siamo neanche più capaci di vedere. Carissimi, il battesimo di Gesù che festeggiamo dopo l'Epifania è la festa di tutti noi che segue il Natale. Sì, perché a Natale eravamo felici perché è nato Gesù. Però con il battesimo siamo uniti a Lui, anche noi che siamo battezzati, quindi siamo uniti da Lui in modo speciale, quindi portiamo in noi il suo nome. E allora anche su di noi si posa quello Spirito Santo che abbiamo visto prima. Su ognuno di noi c'è quella colomba che abbiamo visto e che ci aiuta a essere buoni e bravi. Bambini, ognuno di noi ogni giorno deve prendere tante scelte. Mi devo comportare bene a casa, devo fare i compiti, devo ascoltare il papà e la mamma, devo rispettare i miei compagni, devo fare i compiti. Chi è cristiano ha imparato a essere proprio come Gesù, quindi a fare del bene per sé e per gli altri. È così che la nostra vita diventa ricca di cose buone. È così che la nostra vita diventa piena di bene e noi abbiamo bisogno proprio di questo. Ognuno di noi può diventare amico di Gesù proprio perché con il battesimo ognuno di noi ha ricevuto quell'amicizia che adesso diventa qualcosa di speciale per ognuno di noi. E quindi, carissimi, buona domenica in questa domenica nella quale pensiamo al nostro battesimo proprio grazie a quello di Gesù. Ehi, e questo vale anche per me? Sì, certo, vale anche per te, vale per tutti quanti. Con il battesimo siamo diventati tutti amici di Dio, siamo diventati tutti amici di Gesù, siamo diventati tutti amici dello Spirito Santo. Allora lasciamo che ognuno di noi possa diventare un amico in tutto quello che facciamo. Buona domenica!